benvenuti a Kronos, appunti da un libro. Oggi presentiamo un bellissimo romanzo che si intitola Strani eroi, edito da Frassinelli e scritto da Alessandro Buongiorni. Ciao Ale, buongiorno. Ciao Carla, oggi... un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, oggi parliamo di te e del tuo romanzo. Alessandro Buongiorni, milanese, giovanissimo, classe 85, ha iniziato molto molto giovane a scrivere e in effetti ha vinto già dei premi, il premio Zocca Giovani e il premio Giovani Autori Giallo Ceresio, due importanti concorsi letterari. È autore di una importante, bellissima serie del vicecommissario milanese Carreri e poi col romanzo Strani Eroi che presentiamo oggi si è distaccato da questa serie e affronta un bellissimo scenario perché parte da fatti realmente storici che lui ha approfondito, uniti e intrecciati a molta fantasia. Leggo Alessandro un commento su questo tuo libro che secondo me è una bellissima sintesi di quello che tu hai scritto. Questo è un romanzo in cui si narra di fatti realmente accaduti, di altri che non sono accaduti e di altri ancora che sarebbero potuti accadere, in cui si incontrano persone che c'erano, persone che non c'erano e persone che avrebbero potuto esserci. Ecco qua l'intreccio tra fatti storici e fantasia. Quali sono i fatti storici, Ale? Allora, il romanzo è ambientato nei giorni drammatici del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro, quindi si apre il 16 marzo del 78 e poi segue la sua parabola divisa in due parti, contestualmente quello che succede a Roma, ovvero il sequestro di Moro 16 marzo 78, due giorni dopo a Milano, 18 marzo, due ragazzi del Leoncavallo, Fausto e Iaio, vengono ammazzati, omicidio tuttora senza colpevoli, ma in qualche misura forse le due cose potrebbero avere un collegamento che non è mai stato dimostrato, ma sul quale io ho un po' giocato. Hai un po' giocato con la fantasia, diciamo? Sì, però è verosimile che potrebbe essere collegato, in quanto uno dei due ragazzi ammazzati viveva in un covo di fronte a... dove è stato trovato uno dei rapitori, degli assassini di Aldo Moro, quindi c'è un collegamento. Difficile pensare che sia solo un'ipotesi, solo un colpo di fortuna barra sfortuna. Quindi potrebbe essere, diciamo, una vera ipotesi di questi fatti che rimangono ancora abbastanza insoluti e imperscrutabili, se vogliamo. La tua parte di fantasia, quindi, qual è? Quella che tu intrecci con questi fatti storici? Quella di provare a dare un collegamento a queste due vicende così particolari. Il caso Moro ovviamente ha una risonanza che tutt'oggi riscontriamo, invece l'omicidio di Fausto Iaio è passato più in sordina, è stato quasi dimenticato, diciamo, eppure la cameretta di Fausto si affacciava sul covo dove Franco Bonisoli, Nadia Mantovani si nascondevano a Milano e poi questi due ragazzi vengono sequestro di Moro vengono uccisi. Ho fatto un collegamento perché la mia cifra narrativa è proprio quella di mescolare realtà e finzione, quindi mi è venuto, quando ho scoperto questa cosa che in principio non sapevo, il romanzo era fatto. Esatto, tra l'altro lo dico io prima che ancora tu lo dica, non è un saggio, è un bellissimo romanzo, molto affascinante, molto intricato, che tra l'altro ci piace anche perché ci ricorda quegli anni che molti hanno vissuto e quindi molto molto bello. E tu diciamo che nella parte di fantasia hai questi tuoi strani eroi, strani secondo me, poi tu mi dirai Ale, perché non sono gli eroi del comune sentire, l'eroe là in alto, sono degli eroi particolari. Sì, perché non c'è nessuno puro, nessuno persegue il bene supremo, sono tutti un po' sporchi, questo vuoi che è anche figlio del genere, il genere noir che faccio io. I tre protagonisti sono Antonio Ruiu, che è un colonnello del Lucigos, che è una polizia più o meno segreta creata da Cossiga pochi mesi prima del sequestro di Moro,
poi c'è Cinzia, una prostituta d'altissimo bordo che va a letto con uomini selezionati, potenti, per capire i loro segreti. Viene mandata da Vincio Gelli, non lo svelo, però si capisce, diciamo, dal libro. E poi c'è Carlo Perez, che invece è un giornalista, anche questo inventato, ma che lavora, lo colloco a fianco a un giornalista realmente esistito, Mauro Brutto, il quale indagava sull'omicidio di Fausto Iaio e poi è stato ammazzato. E quindi tu fai molti collegamenti anche tra Roma e Milano, giusto? Quindi abbiamo due realtà e due città, anche loro, che si intersecano attraverso la vita dei tuoi personaggi. Certo, poi Milano, ho sempre scritto su Milano io, quindi una piccola parte di me resta sempre. Però mi andava anche di provare a cambiare ambientazione in un mio libro e questo è quello che ho fatto, ecco. Senti, nel tuo libro, in questo libro, che ripeto è un bellissimo romanzo, ci sono anche però molti bellissimi documenti storici, pezzi, articoli dei giornali dell'epoca, ci sono documenti veri, proclami delle Brigate Rosse, delle lettere, cioè tanto materiale. Come l'hai trovato e hai avuto difficoltà a reperirlo? Mi sono chiuso in biblioteca, alla Sormani soprattutto, ho spulciato gli archivi di Repubblica, del Corriere, del Messaggero, di Osservatorio Politico, il giornale di Mino Pecorelli, l'agenzia di stampa, diciamo, e poi i vari saggi di Sofri, di Posimato, di Sciascia, di Bianconi, tanti altri. E quindi poi ho raccolto quello che mi serviva e l'ho collocato nel romanzo, quindi estratti di rivendicazioni delle Brigate Rosse, lettere di Moro, lettere, quelle che scriveva dalla prigionia, ce ne sono alcune, sono di una fattura incredibile, di un interesse storico e culturale pazzesco. L'ultima che scrive alla moglie è straziante, finisce dicendole: non so cosa ci sarà di là, se ci fosse luce sarebbe bellissimo, ed è l'ultima lettera che Moro scrive prima di essere ucciso. Quindi queste qua le ho messe poi dentro il libro in maniera funzionale alla narrazione. Poi ci sono tanti personaggi invece che si riescono a riconoscere, alcuni proprio li nomini, no? Tipo il presidente Cossiga, altri che descrivi e lasci alla nostra fantasia, però qualcuno riusciamo a coglierlo, diciamo, se conosciamo i fatti, giusto? Sì, beh, al di là di Licio Gelli, poi ho messo un agente segreto americano che viene mandato in quei giorni, spedito da Kissinger, a controllare lo stato dell'arte, le ricerche. C'è Andreotti, c'è Zaccagnini, presidente della DC in quel periodo, c'è Craxi che va nelle bische a giocare a Chemin de Fer, c'è il Tebano, Epaminonda, la mala milanese di quegli anni. Ho cercato di ricostruire tutto questo spaccato storico anche, diciamo. Sì, è quello che dà poi ricchezza e ritmo assoluto a questo tuo romanzo davvero bellissimo, secondo me. Molto, molto interessante. Sei stato in questo davvero bravo. E stai scrivendo qualcos'altro? Grazie. Sì, stai scrivendo, vero? Cioè, ci Ho riporti a finito. Carreri o fai una cosa diversa come per Strani Eroi? No, ricomincio con il vicecommissario Carrera, perché tra l'altro l'ultimo romanzo uscito con il vicecommissario è del 2016, quindi quando uscirò sarà il 2023, inizio 2023, e saranno 7 anni che non pubblicherò un libro sul vicecommissario Carrera, una cosa che avevo molta voglia di fare. E quindi non vedo l'ora, è lunga l'editoria a tempi biblici, questo lo sappiamo, però sono molto contento. Ovviamente non ci dici niente, ma almeno lo ritroviamo uguale, Carrera, o è cambiato in questi lunghi anni di assenza? È più disperato che mai. È più disperato che mai, No, ma io questa cerco di molto bella. portarlo avanti con gli anni. I miei romanzi di vicecommissario Carrera sono ambientati ognuno a 2 anni di distanza dall'altro, quindi anche questo comincia 2 anni dopo la fine di Niente mai acqua passata, il romanzo precedente. Quindi lui è più grande, più maturo, ha fatto altre esperienze. Cerco di portarlo avanti, di farlo crescere, ecco, non è piatto in tutti i libri. Oh, quindi intanto diciamo in attesa di riprenderci il commissario Carrera, che diciamo a tutti, diciamo i titoli, Ale, dei libri in cui c'è Sì. come protagonista Carrera. Allora, La sentenza della polvere,
edito da PM nel 2014 e poi Niente mai acqua passata, sempre Frassinelli 2016. Oh, molto molto bene. Nel frattempo, Uscirò Ale. con Mondadori nel 2023. Ah, esci con Mondadori, quindi passi da una grande casa editrice all'altra, insomma, un bel percorso, Ale, complimenti. Oh, Intanto, grazie. diciamo a tutti di prendersi, di leggersi, ne vale veramente la pena. Strani Eroi, era edito da Frassinelli, scritto da Alessandro Buongiorni, che è bellissimo, ci riporta a una stagione degli anni di piombo, ma in maniera con intrighi, con fantasia veramente bella. Quindi un'ottima lettura, questo è stato scritto forse un pochino di tempo fa, ma rimane un'ottima, splendida lettura che davvero consigliamo. Con questo ti salutiamo, Ale, grazie mille. Grazie mille a te, Carla, Benvenuto, gentilissima. benvenuto al nuovo Carrera. E ci vediamo Aspettiamo. la prossima volta. Aspettando Carrera. Grazie, A Ale. presto, grazie mille. Ciao. E Cronos vi dà appuntamento al prossimo libro.